Sì, soltanto il giorno. Prego, se volete prendere il posto, buonasera, buonasera signore e signori, benvenuti nel vestibolo del Salone Sansoniano della Biblioteca Nazionale Marciana. Questa sera devo dire che siamo particolarmente lieti, particolarmente contenti di ospitare un evento di grande rilievo, vedremo appunto di cosa si parlerà, ma un evento di grande rilievo che è stato organizzato dalla istituzione che per noi è più vicina, in tutti i sensi, è veramente una istituzione sorella, vicina nel senso fisico, perché il museo archeologico è attivo alle nostre sale attualmente e fa parte del percorso integrato dei musei di Piazza San Marco, ma si identifica, possiamo dire, ci identifichiamo insieme in una unità proprio dal punto di vista storico, perché come sapete nella seconda metà del 500 la Repubblica di Venezia come nell'area più importante, più prestigiosa, più ricca di valenze simboliche, oltre che materiali, nella Piazza San Marco, là dove c'era il potere politico giurisdizionale, con il Palazzo Ducale, il simbolo del potere spirituale, con la chiesa di San Marco, la zecca, quindi il centro delle finanze, e poi quello che oggi noi potremmo nel nostro dibattito definire un polo culturale, un polo pubblico, che poi nella accezione del pubblico potremmo avere nel 500 era denotava una grande lungimiranza della Repubblica. Un polo culturale basato fin dall'inizio sulla collezione literaria, la straordinaria collezione che derivava dall'ascito che il cardinale Bessagone aveva fatto alla Repubblica con i suoi codici greci e orientali, quindi un polo, diciamo, bibliotecario, una biblioteca pubblica e un museo pubblico, uno statuario pubblico che era proprio lo statuario della Repubblica. Queste due istituzioni hanno sempre vissute insieme, si sono identificate, quindi tutte le volte che possiamo ritrovarci in omaggio a 5 secoli di storia comune è un grande piacere, perché siamo nel senso di una continuità e di valori che appunto perseguiamo da secoli. Io chiaramente personalmente non entro nel tema di questa sera perché non ho delle competenze specifiche, però ci tenevo proprio a rilevare questi aspetti proprio perché saranno anche la base per ulteriori attività che potremo svolgere insieme ai nostri colleghi e amici. Vi ringrazio quindi per la vostra partecipazione, ringrazio tutti gli ospiti che sono qui presenti al tavolo, che poi altri appunto citeranno, per il lavoro qualificatissimo, per il nuovo qualificatissimo contributo che abbiamo dato a questo pomeriggio, e ringrazio voi per la vostra presenza. Vorrei ora passare la parola alla dottoressa Donnani, che è sovrintendente. Il nome è lunghissimo, per il nostro ministero c'è questi nomi che sono ingestibili, pensate alla cercata intestata, potranno ogni tanto, perché bisogna cambiare la cercata intestata, ma questo lo c'è. Comunque diciamo, sicuramente è un po' museale della città di Venezia. Grazie. Condivido pienamente l'ingestibilità della nostra denominazione, che comunque la si riduca, lascia fuori sempre un pezzo importante, perché comunque dobbiamo parlare di polo museale, ma non possiamo dimenticarci anche l'attenzione verso il territorio, non solo della città di Venezia, ma anche la Ronda Lagunare, e così abbiamo completato un po' step by step tutta la nostra definizione che corrisponde anche a competenze precise. Naturalmente buonasera a tutti e grazie di essere qui, perché questa sera effettivamente
parliamo di cose un po' particolari rispetto a ciò a quale siamo naturalmente abituati per tradizione di studi, per la tradizione delle nostre discipline. E naturalmente rivolgo il mio più sentito e caloroso ringraziamento al collega e amico Maurizio Messina per questi scambi, per questa ospitalità di questa sera e di molte altre occasioni analoghe in cui appunto abbiamo approfittato della sua generosità, anche sfruttando, come lui ha già detto, questa comunione culturale che unisce la Biblioteca Marciana al contiguo museo archeologico, e anche sempre con l'auspicio di poter, se i mezzi e le forze ce lo consentiranno, dare luogo a tante altre belle iniziative che ci teniamo un po' nelle aspirazioni, un po' nei cassetti, ma che un pochino per volta riusciremo a promuovere, proponendole talvolta noi, accogliendo naturalmente le proposte dei colleghi di questa straordinaria biblioteca, naturalmente, vanto della città, così come lo è la collezione archeologica del nostro museo. Allora, anticipavo appunto che si tratta di un'occasione decisamente molto speciale, sia per l'essenza e la natura stessa dell'occasione, sia perché riunisce, questo va ampiamente sottolineato davvero, un gruppo di lavoro fatto di eccellenze davvero speciali che hanno accolto la proposta e le richieste del direttore del Museo Archeologico Nazionale, che è la sediale che in qualche modo poi ha fatto l'accordo e il coordinamento, tutte quante queste davvero eccellenze in ogni campo appunto delle tecnologie, orientate, concentrate, focalizzate su un oggetto piccolo di dimensioni ma di straordinaria importanza e rilevanza per la cultura occidentale, la cosiddetta capsella Samaniego, che è un manufatto di fondamentale, basilare importanza per quanto riguarda la cultura tardo antica paleocristiana, e poi ne avremo più nel dettaglio le specifiche anche storico-artistiche. Ma in cosa consiste? Io cercherò di rappresentarvi l'essenza di questo progetto in modo molto molto semplice, perché poi saranno gli esperti che ci metteranno a conoscenza in modo più articolato e appropriato naturalmente, ma la possibilità in qualche modo di godere, di conoscere, di apprezzare questo piccolo oggetto appunto attraverso una ricostruzione in 3D, non solo, ma in quella che oggi viene definita una realtà aumentata, e in modo da, come dire, manipolare un oggetto virtualmente, ovviamente, che abitualmente non può essere in nessun caso maneggiato, manipolato, che crea grossi problemi per quanto riguarda la movimentazione. Vorrei ricordare che solo in caso davvero eccezionale questo oggetto si è mosso dalla sua sedia abituale per andare ad una mostra in giornalità costantiniana, appunto a Milano recentemente, dopo un accurato restauro, ma naturalmente questo è un oggetto che non potrà vedere altre movimentazioni, e quindi la possibilità di avere un prodotto multimediale, spero di non aver utilizzato un termine scorretto naturalmente, e me ne scuso nel caso, che in qualche modo potrà anche in futuro dare l'opportunità anche a un pubblico davvero molto molto ampio di godere in qualche modo anche di apprezzare, di studiare questo oggetto senza doverlo più rimuovere dalla vetrina che lo accoglie. Io vorrei citare tutte le professionalità e tutti i saperi che si sono concentrati, che si sono messi a disposizione appunto per questo eccezionale intervento, cominciando appunto dal professor Maurizio Seracini, che a noi è molto ben noto, specie da una rivera a Firenze, per cui credo di aver seguito molto da vicino le sue più recenti e eccezionali indagini,
direttore di San Diego Center of Interdisciplinary Science for Art, Architecture and Archaeology, e gli ingegneri Roberto Scopigno e Marco Caglieri dell'ISTI CNR di Pisa. Questa sera è con noi e ci illustrerà la parte che ha seguito il CNR, appunto. Ancora l'ingegner Salma Bibi Minelli, a Linari 24 ore, che non sarà presente ma ha partecipato al lavoro, la restauratrice Bettina Schlinder, insieme all'architetto Davide Borra, direttore di Norial e presidente di MIMOS, Movimento Italiano Modellazione e Simulazione. Quindi un pool di esperti di altissima qualificazione che ci offrirà appunto la chiave di lettura che si fonda tra l'altro su un software studiato appositamente, realizzato per questo prodotto e che quindi viene per la prima volta presentato all'attenzione di tutti coloro appunto che sono da un lato interessati all'arte antica e dall'altro si rendono conto delle straordinarie potenzialità che gli strumenti, le nuove tecnologie possono offrire per una disseminazione culturale davvero ampia, ampia in senso, come dire, geografico, e quindi la possibilità di raggiungere ogni angolo della terra anche senza movimentare oggetti d'arte così delicati e preziosi proprio con il supporto delle tecnologie, ma anche un pubblico ampio, anagraficamente ampio. Io credo che le nuove tecnologie possano creare una sorta di mediazione, un vero ponte interdisciplinare tra le generazioni come la mia, quindi abituate ad uno studio più tradizionale, e le nuove generazioni invece che sono nate, cresciute, si sono formate con le nuove tecnologie che fanno parte non solo del loro bagaglio culturale, direi proprio del loro quotidiano, che è qualcosa di molto che entra a far parte in modo molto più profondo della loro vita e quindi della dimensione culturale e sociale nella quale vivono quotidianamente. Quindi il contributo fondamentale, per noi anche fondante, sia proprio quello di trovare un punto di contatto tra due formazioni anagraficamente e tradizionalmente distinte, con l'obiettivo comune di avvicinare anche i più giovani ad apprezzare, anche se il mezzo con il quale raggiungono lo scopo è diverso da quelli più a noi più familiari, avvicinarli allo studio dell'arte, dell'arte antica. Naturalmente il mio più caloroso ringraziamento va, e non come consuetudine o rito, ma Intesa San Paolo, che si è sempre dimostrata attentissima a tutte le nostre istanze e anche appunto a interventi un pochino fuori dagli schemi, con molta partecipazione e anche curiosità, che ha curato e sostenuto l'intervento di restauro dell'azione in 3D e anche Vuitton e Norial.it.it che hanno reso possibile appunto la realizzazione di questa realtà aumentata di cui scopriremo i segreti questa sera. Allora, a questo punto passerei la parola a Michela Segnali, che ci inquadrerà dal punto di vista storico-artistico questo prezioso progetto. Grazie. Buonasera a tutti, io ringrazio naturalmente anche Maurizio Messina, ringrazio il mio soprintendente. Noi abbiamo adesso una scaletta abbastanza stretta perché l'obiettivo anche di questa serata è quello poi di portarvi a vedere proprio questo nuovo software di realtà aumentata che abbiamo testato proprio questa mattina. Ma credo che sia importante, anche se in maniera molto molto sintetica, introdurre, per chi magari non l'ha vista e non la conosce, questa famosa capsella di Samaguer. Quindi io mi occuperò brevissimamente, farò questa sintesi storico-artistica e poi Bettina Schindler invece vi racconterà l'intervento conservativo che è stato fatto a giugno 2012. La capsella
insomma, Ger, ecco, come vedete, con il liquiario in avorio tagliato questi bellissimi rilievi con tutta la parte di rinforzi angolari degli accessori in argento dorato, piccolissime dimensioni, si data in età romana, quindi si data dalla metà del quinto secolo d.C., è molto sicuramente una produzione romana. Poi questi elementi li vedremo successivamente. Previsionalmente vengono rilievi di rilievo, perché si chiama anche Samaguer, perché appunto fu trovata all'inizio del Novecento fortunatamente nella contrada Samaguer, anche Samoguer e Samago, nel lago della città di Pola. Fu trovata in condizioni molto drammatiche, in un recipiente di pietra colmo di acqua torbida e terra brunastra. Questi frammenti erano contenuti in questo recipiente che furono estratti dagli operai e gettati per terra. Vedete qui la cista di contenimento della capsella, dall'alto. E fu trovata, dove c'è la lettera A, all'interno di quella che poi fu individuata dal lo scopritore, anche il primo pittore, cioè Mirz, che era il curatore del Museo Civico di Pola, all'interno di quella che lui riconobbe come la Basilica di Sant'Ermagora. Sant'Ermagora è il primo vescovo di Aquileia, vissuto nel III secolo d.C. o forse, secondo una leggenda, nel I secolo d.C. addirittura consacrato da San Marco o addirittura da San Pietro. Il nome di Samaguer sarebbe una frase di Ermagora. Come ne arriva a Venezia? Arriva a Venezia dopo due interventi di restauro che parlerà la mia collega, con la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, perché per motivi di sicurezza molti manufatti importanti furono trasportati in Italia. Ma fu assegnata al Museo Archeologico Nazionale di Venezia in seguito agli accordi post-bellici, in seguito anche alle determinazioni della Bruna Fogliati, che aveva capito l'importanza di questo manufatto, che oggi veramente possiamo definire, se non il più importante, uno dei più importanti veramente del Museo Archeologico Nazionale di Venezia, forse più importante perché è veramente un unico, e adesso andiamo a spiegare perché. Velocissimamente la descrizione sui registri minori, dove ci sono dei motivi iconografici che sono tipici della iconografia pre-cristiana, vedete le colombe, vedete le torri dei Danieli, questa è la parte posteriore, del lato posteriore, dopo ci soffermeremo un attimo su questo. Qui gli agnelli vanno verso una croce monocromatica che a sua volta è dentro una corona di alloro con una gemma. Le colombe vanno verso una croce greca gemmata. In basso c'è un stelo del Pelago con un festone a forme stilizzate, forse anche se andiamo avanti, registri minori, avete visto gli agnelli anche qui, che però sono due e non quattro, mentre invece passiamo subito ai registri maggiori, perché sono più importanti. L'importanza della storia è proprio su queste raffigurazioni. La prima sotto coperchio non è molto conservata, però facilmente leggibile. Abbiamo la figura di Cristo, poi abbiamo Pietro che porta la croce latina ad asta, e sotto ci sono le tracce, vedete, dei quattro fiumi apocalittici. Andiamo ancora avanti. Lato esteriore, questo sarà molto importante, come vedremo alla fine, perché c'è la rappresentazione del trono d'oro, quindi è la raffigurazione di Dio. Abbiamo Cristo nell'Agnus Dei, ancora con quattro fiumi, poi questo è sicuramente Paolo, questo quindi probabilmente Pietro, e poi altre due figure, probabilmente le altre due evangelisti. Vado molto veloce nella descrizione, anche perché, come vedete, poi accenderò un attimo, le ipotesi di individuazione di queste rappresentazioni sono diverse. Quindi dico un attimo con tutte insieme, dopo che vi ho illustrato anche questa, che è la più importante, vale a dire, siamo qui sicuramente, su questo gli studiosi sono tutti d'accordo, siamo nella tomba di Pietro, quella che si chiamava la memoria Petri. Abbiamo una coincidenza tra quelli che sono gli scavi archeologici fatti negli anni dal 40 al 50 circa, e questa rappresentazione è proprio sulla capsella.
intanto una coincidenza nella localizzazione, nel posizionamento delle basi di queste colonne portili che sorreggono un ciborio, come vedete, e poi in queste due nicchie, una circolare e una rettangolare, su quale però ci sono, c'è veramente una bibliografia sterminata, ma sono ancora oggi le uniche cose che noi vediamo se ci rechiamo proprio fisicamente nel luogo della tomba di Piedro, insieme alla famosa nicchia Gido, insomma, in cui si trova conservando il corpo. Quindi questa capsella, questo lato della capsella, come vi consente quando faccio le visite guidate, la fotografia di com'era la tomba di Pietro nella metà del V secolo d.C. Abbiamo questo, abbiamo gli scavi e abbiamo anche un'altra medaglia devozionale che però è conservata soltanto in campo, non campo. Per il resto non ci sono altre documentazioni relative alla tomba di Pietro. Ecco perché ci chiedono sempre in continuazione questa capsella, appunto, si dimostrano dell'importanza di questa raffigurazione. Quello che avete visto prima, torno un attimo indietro, sia il coperchio e sia il lato anteriore, anch'essi si richiamano proprio a San Pietro. Probabilmente sono le raffigurazioni dei mosaici delle absidi, della conca absidiale. Queste sono, diciamo, le ipotesi principali con qualche sottile distinzione. Altre ipotesi oggi le ho citate soltanto, insomma, diciamo, oggi non sono state proprio ripetute. Ma vediamo un attimo i registri minori, perché sui registri minori, che sono anche molto ben conservati, come vedete, però non c'è una unicità per quanto riguarda l'interpretazione. Eccolo qua, il registro, scusate, maggiore, in lato sinistro. Vedete che qui c'è proprio ancora una parete architettonica, si è parlato infatti di questa ipotesi maggiore, di un diagramma, della navata centrale in Santa Croce in Gerusalemme. Questa è un'ipotesi fatta da una grande studiosa, la Guarducci, che nel 1978 appunto scrisse un articolo che poi è rimasto una pietra miliare nello studio della Lucena. Ma recentemente Longhi ha parlato della confessione di San Lorenzo, basandosi anche su questo, oltre su alcune corrispondenze con gli scavi della memoria di San Lorenzo a Roma, sempre San Lorenzo Pomeriano, anche su questo elemento che vedete nel centro, che appunto sarebbe una sorta di cancello estensibile, come vedete c'è una persona, una figura che sta umana, un uomo che sta cercando di aprire un cancello per far entrare una donna ed un bambino. E secondo questo studioso il cancello sarebbe proprio simbolo della praticola anche di San Lorenzo. Un'ipotesi ancora chiaramente che non possiamo dimostrare. Sull'altro lato, in lato destro, vediamo invece un'altra struttura, che qui c'è un architrave con dei torni, questi motivi vegetali, questo pendaggio, queste colonne, e l'ipotesi prevalente è che ci sia riferimento all'edicola del Santo Sepolcro a Gerusalemme, o forse una presunta replica dell'edicola stessa in Santa Croce in Gerusalemme. Ritorna quindi la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, che avete visto anche sul lato sinistro, che era una delle ipotesi possibili. Adesso brevissimamente le ipotesi dei personaggi rappresentati, che siano sposi istriani, quindi che sia un cofanetto nuziale, questa è un'ipotesi che è stata ripresa anche recentemente da un grosso studioso della storia della fotografia, della storia dell'arte anche del Vaticano, non liberale. Ma vi faccio vedere anche adesso la sintesi dell'ipotesi della Guarducci del 1978. Allora, il lato è quello dove c'era, come abbiamo detto, che c'è la tomba di San Pietro, secondo questa studiosa, raffigurerebbe Costantino ed Elena in visita alla Basilica Vaticana nel 326. Quindi queste due figure sono Elena e Costantino. Oppure invece in quest'altra parte, nel lato sinistro, e invece abbiamo Galla Placidia con Valentiniano III in visita a Santa Croce in Gerusalemme nell'ottobre 425-427. Nel lato destro forse c'è vicina Eudossia, che era la moglie di Valentiniano, forse con la piccola figlia Eudossia, 449-450, sempre in Santa Croce in Gerusalemme. Quindi avete capito, quella studiosa cerca di trovare una corrispondenza con episodi storici per poter poi andare a individuare questi personaggi. Un'altra ipotesi molto
affascinante, sempre di Leoni, in una ipotesi recente, nel 2006, che sia invece un unico personaggio che è un pellegrinaggio in posti diversi, ma che sia una figura femminile, che una figura femminile sia la protagonista. Come vedete c'è sempre una donna che compare nel lato posteriore, eccola nel lato di sinistra, questa nel lato destro. Quindi forse dato la figlia sulla tomba di Pietro, forse lei a Santa Croce in Gerusalemme, forse lei a San Lorenzo con il figlio Valentiniano, un pellegrinaggio devozionale che dato la figlia fece forse per sciogliere anche un voto, che per ringraziare del fatto che il figlio Valentiniano III era finalmente diventato imperatore. Lodi sostiene che un elemento importante per la sua tesi sia la somiglianza delle tre figure femminili. Solo un accenno al fatto che con queste nuove ricerche che abbiamo potuto fare, vedete che la macrofotografia, la microfotografia e i viaggi ultravioletti della fluorescenza, vediamo che questa somiglianza che lui sostiene in realtà è un po' difficile da mantenere, ma soprattutto la fluorescenza del lato sinistro ci ha fatto sicuramente, questa è una certezza che possiamo dire, la testa, che vediamo quindi con i raggi ultravioletti, ha un colore diverso, quanto penso sia sinistro, che ha meglio questi contrasti cromatici, ma sicuramente è un restauro, un'integrazione successiva, quindi ancora diventa più difficile sostenere che le tre figure femminili siano sempre la stessa persona. È chiaro che l'interpretazione poi è collegata anche al problema della committenza, quindi forse questa capsella ha come committenti una coppia di sposi, oppure, vista l'importanza, proprio la curia romana che ha voluto fare questo dono a dei privati. È molto più probabile però che sia stato direttamente un pontefice che ha voluto fare un regalo così importante al personaggio imperiale, quindi Valentiniano III, oppure Galla Placidia. Oppure, nell'ipotesi di Lodi, che sia Galla Placidia stessa la committente che ha utilizzato delle maestranze, chiaramente della curia, perché con questo reliquiario, quindi conteneva chiaramente delle reliquie, lei poteva consacrare dei nuovi edifici a Ravenna, edifici di culto, quindi la chiesa di Santa Croce, tra l'altro la chiesa di Santa Croce quindi a Ravenna, abbiamo detto anche prima che era molto legata alla chiesa di Santa Croce a Roma, quindi questa sarebbe una consacrazione di uno stesso edificio però a Ravenna, con dei sacerdoti connessi, forse proprio dedicati a San Pietro oppure a San Lorenzo. La datazione che vi ho accennato fin dall'inizio, alla metà del 37 d.C., si basa su alcuni elementi stilistici, quindi alcune capigliature soprattutto dei personaggi maschili, ma in particolar modo sul motivo del trono vuoto, che rivediamo qui, questo era il lato a fronte. Il trono vuoto, la prima volta che lo vediamo rappresentato, è nell'abside della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, che si data al 436 d.C., quindi il Concilio di Efeso. Quindi questo è sicuramente un termine supposto e molto, molto importante. Ecco, nella mia scaletta c'era a un certo punto questo elemento che vi fa soltanto intravedere, quindi queste possibilità di nuove letture, in cui voglio soltanto farvi intravedere la possibilità delle nuove ricerche che si aprono grazie alle indagini diagnostiche che sono state appunto realizzate dal professor Seracini, che parlerà subito dopo la Bettina Scimmia. Guardate un attimo il lato, quello dove è raffigurato questa figura maschile, insieme che apre, che sembra aprire un cancello ad una donna, appunto ad un bambino. Secondo Lodi, secondo quindi questo studioso, il bambino portava in mano una statuetta poggiante su una base. Questa è la fotografia che lui mette nel suo articolo. Con la microfotografia noi abbiamo potuto veramente accertare che è un po' difficile vedere qui una statuetta, è una semplice struttura. Abbiamo trovato delle conferme nella RX del 1999, vedete, scusate, che anche qua non ci sono tracce della statuetta. Con la fluorescenza UV abbiamo avuto una conferma ulteriore, come il professore vi spiegherà meglio, questo colore violaceo è proprio il colore corrispondente alla struttura marroncina giallastra che avete visto precedentemente, dello stesso colore violaceo che ritorna in altre due stuccature
che vedete nello stesso lato, quindi possiamo veramente escludere che qui si tratti di una statuetta su una base tenuta nelle mani del bambino. Passo adesso la parola alla mia collega, alla Bettina Scimmel, che vi racconterà gli interventi di conservazione. Buonasera. Il motivo per fare un intervento in questo contesto molto limitato era per poter conoscere questo oggetto. Ovviamente l'importanza ha fomentato l'interesse di tante persone, tra le quali il professor Seracini, con le quali abbiamo già intrapreso varie fasi di diagnostica su avori, però quelli moderni. Una piccola premessa la vorrei fare a proposito del carattere di un avorio archeologico, il quale si distingue nettamente rispetto agli avori moderni, perché ha subito varie influenze di terreno, di umidità, quindi situazioni climatiche molto devastanti, perché il degrado è della natura di qualsiasi oggetto organico, e questo insieme ha dato a questa opera varie colorazioni che devono essere provenienti da microorganismi e attacchi di natura microorganica. Poi giustamente il primo intervento non deve essere stato un intervento adatto, infatti probabilmente il recupero è stato ulteriormente devastante, perché ha probabilmente dato poca importanza a piccoli frammenti e quindi non alla forma, eccetera. Perché lì si poteva, con le nostre strumentazioni odierne, si poteva fare intanto una buona documentazione fotografica, che ovviamente, vista l'epoca, non era prevista. Gli interventi precedenti erano molto interessanti, molto primissimo approssimativo, come ho già detto. Purtroppo dell'intervento di Vienna abbiamo pochissimo o niente documentazione, né scritta né fotografica, conosciamo giusto il nome del restauratore. E l'intervento fatto da questo restauratore è stato molto invasivo, ma anche molto conservativo in senso positivo, perché ha ricostruito la forma, ha ricostruito le posizioni di ogni singolo elemento. Lui era sicuramente in una grande difficoltà proprio per mancanza di riferimenti e ha sbagliato piccole cose, ma in tutto dobbiamo ringraziare questo Sturm, perché ha fatto un intervento che intanto ci ha fatto pervenire un'opera così straordinaria. Quindi questo restauro ha dato una possibilità ai posteri del 98-99, una ditta di Padova, mi sembra, che hanno fatto un ottimo lavoro intanto con la diagnostica, perché spesso si parla di diagnostica quando si parla di cose tipo i quadri o cose anche più facili da radiografare. In questo caso si sono avventurati in una cosa molto difficile, perché avendo più piani la radiografia era molto difficile farla, e comunque abbiamo degli approcci importanti proprio perché vediamo più di quello che dà l'occhio nudo. E quindi i restauri del 98-99 sono consistiti nell'eliminazione dello sporco superficiale, di un forte strato di cera, alcune modalità del 98 potevano essere trattamenti consolidanti e un trattamento di superficie che non è stato molto documentato. Presumiamo che fosse un strato di resina sintetica oppure anche una forte vernice. Le integrazioni sono state fatte cromaticamente, un tono dell'epoca forse anche corretto, che è un'uniformità di marrone nelle grosse lacune. Obiettivamente vedere tutte queste varie forme, sia delle stuccature che delle varie forme cromatiche,
ha creato in questa opera grande confusione, sia visiva che tecnica, perché la verifica dello stato del lavoro è stato relativamente positivo, eccetto una piccola mancanza, una piccola rottura. Effettivamente c'era anche questo frammento di cerniera d'argento che era completamente staccato, però erano anche visibili attraverso la diagnostica che ora vi spiegherà il professor Seracini alcuni aspetti per noi fondamentali, perché l'intervento di manutenzione o di conservazione che ho avuto l'onore di fare è servito per conoscere meglio. Quindi sappiamo che il lavoro è stabile, ci sono probabilmente 4 fasi di stuccatura, cosa che ha creato questa forte confusione visiva. E poi c'è un altro fatto molto importante, che è quello della superficie. Per antonomasia l'avorio è sempre stato lucidato in maniera meccanica, fino alla lucidatura con il Siron, no, ma questa è una battuta che la possiamo includere perché ovviamente sono lucidature come in tutte le materie che vogliamo, anche il marmo è lucidato con sostanze lucidanti, e questa lucentezza in questa opera qui non è naturale, ma è stata trattata con una vernice. Le stuccature hanno varie forme, vari livelli, quindi si mescolano questi alti rilievi o basso rilievi o micro rilievi con depositi di sostanze, che è il classico di un oggetto ritrovato in maniera archeologica. Quindi abbiamo tantissimi elementi oltre all'avorio stesso. E la pulitura è stata eseguita semplicemente con un pochino d'acqua, uno strato, una quantità effimera di acqua demineralizzata, e le parti da consolidare sono state consolidate con K40, che è un ottimo collante consolidante reversibile che viene usato molto spesso in archeologia. L'alleggerimento dello strato di pittura sopra, io la chiamo pittura perché mi sembrava più questo, sulle grosse lacune, anche parzialmente nelle piccole, è stato rimosso con acetone su batuffolo di cotone, perché è l'unico elemento che ha sciolto questo strato e non danneggia l'avorio, essendo molto volatile. E le integrazioni sono state inventate insieme con la dottoressa Sediari per tenere un tono molto chiaro, purché potesse risalire più immediatamente il colore naturale dell'avorio. Perché la colorazione prima era dov'è l'avorio, dov'è l'originale. Quindi abbiamo trovato delle soluzioni cromatiche che ci sembravano far risaltare quindi l'originale. Purtroppo alcuni posizionamenti errati, non era questo il luogo per spostarli, neanche è stato possibile o pensato di voler cambiare qualcosa in queste integrazioni di avorio moderno, che probabilmente risale all'epoca del collega di Vienna. Logicamente sarete voi a godervi questa nuova vista, che spero, ovviamente si spera sempre che trova il consenso della maggior parte delle persone, è stato comunque ragionato, quindi è senz'altro reversibile, quindi qualcuno che magari in un futuro vuole cambiare questo colore ovviamente non ha nessun problema. Vi ringrazio. Ringraziamo Michela Sediari e Bettina Schindler perché ci hanno rappresentato la complessità e la preziosità di questo oggetto e dell'intervento di restauro che si è reso necessario. Adesso la parola al professor Seracini. Buonasera, innanzitutto mi fa molto piacere non solo essere stato invitato per mostrare alcuni dei risultati dell'Italia diagnostica
ma fa presente proprio perché l'indagine degli ospiti, che almeno sono molti decenni che mi occupo, devo dire che questo non solo è un'indagine che ho fatto con molto impegno e molta soddisfazione, devo dire, ma più che altro mi ha meravigliato in modo quasi sorprendente quanto la dottoressa Segliari, con naturalmente seguita dalla sovrintendente, abbiano voluto introdurre qualcosa che forse molti di voi hanno per scontato, ma non lo è, e cioè il concetto di conoscenza preventiva di tipo diagnostico prima di intervenire, e ancora prima di decidere per quanto riguarda un eventuale intervento di Stato. Non solo sono andati anche ancora per oltre, non solo hanno voluto questa, diciamo, arrivare a questa conoscenza preventiva, ma oltretutto questa è stata poi seguita dall'amministratrice Schindler, e si è pensato anche a una successiva fase, che poi brevemente riassumerò in fondo, che è quella da una parte di un controllo del tempo, e quindi predisporre, diciamo, questi elementi conoscitivi pensando al futuro della conservazione di questo oggetto, e anche alla divulgazione. Io credo che tutti questi elementi insieme, permettete di dire, non sono così comuni, e non sempre sono stato partecipe o testimone di questo tipo di lavoro di squadra, lavoro interdisciplinare, nell'interesse della conoscenza, della conservazione, della divulgazione, oltretutto di un pezzo meraviglioso, ma che vuole essere anche un po' un'indicazione metodologica, oltre al fatto di aver contribuito effettivamente ad aggiungere delle conoscenze, e non è finita, anzi si può dire che siamo all'inizio di questo studio, che darà il là anche per, come dicevo prima, un esempio per come si deve affrontare in maniera composita la conservazione di un oggetto oggi, proprio come ha detto la sovrintendente, guardando anche al futuro, guardando anche a come il pubblico si vuole e potrebbe eventualmente interfacciarsi con questa realtà meravigliosa, permettendo loro anche di avere una conoscenza, se vogliamo, più diretta, in quanto si verrebbe a offrire non solo un modo per capire, vedere, apprezzare queste anche nei minimi dettagli, questi capolavori, ma il tutto poi con lo scopo di poter arrivare anche nel tempo a disporre di queste conoscenze propedeutiche per una corretta conservazione. E quindi si introduce anche un altro concetto, che è quello della conservazione oggettiva, basata su dati documentati e confrontati nel tempo, e quindi si può finalmente parlare di documentazione scientifica e di studio metodologico di tipo scientifico. Allora, chiaramente potrei parlare abbastanza lungo, considerando che ci sono stati molti risultati, abbiamo fatto alcune indagini. Per esempio, vorrei innanzitutto riassumere il concetto di queste indagini, che è stato quello soprattutto riferendosi a una ricomposizione che, appunto, come avete sentito, è avvenuta all'inizio del Novecento, verificare in che misure, in che modo, entro quali limiti questa ricomposizione è stata fatta, e così come anche un riconoscimento, come dicevo, oggettivo, per esempio delle varie lesioni che abbiamo riscontrato. Questo chiaramente è un elemento fondamentale per una corretta conservazione, ma anche in un ambito, diciamo, di rapporto anche a quelli che possono essere sbalzi termici, e poi naturalmente anche il caratterizzare entro limiti possibili quelli che sono stati non solo gli interventi ma i materiali usati per questi interventi di restauro. E allora ho pensato di mettere insieme pochi esempi
sono a livello tipologico, da una parte da vedere i due principali esami fatti, della radiografia, quindi la fluorescenza da raggi ultravioletti a colori, questo a livello tipologico, dicevo, per vedere alcuni dei contributi che sono emersi grazie a queste indagini, credo restando che va preso come un piccolissimo, cioè una piccola quantità se vogliamo di risultati che hanno nell'insieme, grazie alla dottoressa Segliari, abbiamo pensato di presentarvi, non in questa veste, ma lo vedrete dopo, in un modo estremamente più moderno, estremamente più completo e, ripeto, anche per fornire una maggiore comprensione del capolavoro stesso. Qui vediamo un dettaglio radiografico che immediatamente ci permette di apprezzare purtroppo delle fratture e ce ne sono di diverse tipologie, cioè, ci sono fratture strutturali, ma ci sono anche fratture di tipo lamellare. Strutturali sono indicate da queste frecce rosse, le lamellari, come vedete, proprio sono molto più sottili, sono molto più regolari, parallele, e queste sono soprattutto dovute a, vogliamo, diciamo anche all'invecchiamento naturale, ma anche a volte sollecitato da sbalzi termici. Quindi un primo contributo è aver caratterizzato e documentato, chiamiamolo in termini architettonici, presso tessorativo di questa cassetta, seppur con un'estensione di termini, ma penso che renda l'idea. Poi, per esempio, un altro contributo è poter aver visualizzato questa rete metallica in ottone che nell'intervento appunto dall'inizio del secolo è stata messa con la funzione non solo di ricreare una struttura, per dare una maggiore rigidità e compattezza e unità ai quattro lati della cassetta, e poi anche per poter creare, sovrapponendo questa rete metallica, anche diciamo delle ricostruzioni che in certi casi abbiamo potuto constatare che sono state diciamo, interpretate in un certo modo, e che grazie anche a queste presenze di rete metallica possiamo capire che sono state ricollegate o ricollocate a posteriori su questi elementi metallici, e quindi lasciano ancora aperto il campo a eventuali altre interpretazioni di ricostruzione facciata per facciata. Prendiamo poi un esempio fra i tanti che abbiamo messo insieme dell'indagine radiografica, in questo caso sul coperchio. Qui vediamo un altro uso ancora della rete metallica, questa volta se vogliamo combinato, cioè non è solo per ridare struttura, crea nell'insieme anche un supporto per questi frammenti, una rigidità per questi frammenti, ma nello stesso tempo, come vedete, anche in questo caso la radiografia ci permette di apprezzare delle lesioni che fra l'altro non sono visibili ad occhio nudo. A questo proposito va detto che le due campagne radiografiche, quelle eseguite alcuni anni fa, nel 98-99, è stata condotta senza tenere conto troppo di un discorso di proiezione, e quindi si sono venute a creare delle immagini abbastanza distorte con parallasse che hanno un po' limitato il riconoscimento oggettivo della localizzazione, entità e carattere, e soprattutto della tipologia delle lesioni. Eventualmente sarà possibile rifarle con un fascio cardiogeno ortogonale alle varie facce, e questo ci potrà permettere di apprezzare anche le minime, non solo fratture, ma soprattutto anche di caratterizzare l'entità lungo l'asse Z, cioè dello spessore stesso. Passando al secondo esame, quello della fluorescenza raggi ultravioletti, questo ci ha permesso di evidenziare in maniera obiettivamente chiara, leggibile, sia presenza di fissative, sia presenza di struccature. Come vediamo qui, per esempio, c'è un fissativo. Queste sono immagini
Tra l'altro che vorrei precisare che sono immagini che sono è una documentazione precedente all'ultimo intervento della restauratrice Schindler, e quindi disponiamo non solo di questa campagna, quindi precedente all'intervento, e tanto più successivo all'intervento della restauratrice. Questo è credo doveroso quanto utile e quanto importante, proprio per un confronto anche non solo dell'intervento, ma proprio per far capire come giustamente anche l'intervento stesso deve essere calibrato, deve essere verificato, può eventualmente essere ancora più finalizzato grazie al fatto che esistono queste documentazioni comparative. Qui vediamo quindi questa fluorescenza grigio celeste che si associa alla presenza di un protettivo organico di sintesi, poi vedremo le analisi chimiche come l'hanno caratterizzato. Anche sul comparto destro di questo lato c'è lo stesso, una fluorescenza seppur non così marcata. È evidente che quindi era già stato fatto un intervento di rimozione di questo fissativo, seppur in maniera non evidentemente omogenea, così come possiamo apprezzare, vedete, le frecce bianche che vanno a indicare delle struccature che a luce visibile risultano giallognole, e si staccano molto bene anche nella fluorescenza del raggio ultravioletto, e vi ripeto, anche questo poi, come vedremo in fondo, ci ha permesso di fare una specie di leggenda delle diverse tipologie di fluorescenza da associare a diversi materiali. E anche questo poi si potrà riportare sul modello tridimensionale e confrontare sia i diversi restauri, ma a maggior ragione come poi può procedere un ulteriore passo di pulitura di intervento. Un altro, la possibilità di vedere struccature. Qui vediamo nelle zampe questa tipologia di struccatura con un impasto diverso, che ovviamente ha prodotto una fluorescenza grigia completamente diversa da altre zone di struccature. Quindi la possibilità anche di distinguere e quindi di caratterizzare, seppur qualitativamente, ma anche di poter confrontare, quindi associare interventi differenziati nel tempo, sono molte di struccature che sono, come in questo caso, andate a ricostruire delle parti organiche. Vedete come gli elementi metallici, queste borche sono state ricoperte di materiale anch'esso organico, di un fissativo propedeutico, che questo, del resto, il mondo del restauro, il mondo dell'evoluzione, quello che magari già 20 anni fa, un po' meno, veniva ritenuto valido, via via giustamente le competenze, le verifiche ci portano sempre a maggiore affinamento e anche alla scelta di materiali sempre più reversibili, ma nello stesso tempo anche adatti alle problematiche di conservazione. Un altro contributo, non banale, è stato quello di distinguere tutte le parti che sono state rincollate come tale, non solo incollate magari per iniezioni, ma anche rincollate nel senso ricomposte e di loro rincollate. Questo quindi insieme a un rifacimento, a una seconda edizione dell'indagine radiografica, potrebbe portare a una verifica se questi incollaggi sono stati fatti in maniera adeguata, se invece sono stati, per così dire, un po' adattati, e in ogni caso, a maggior ragione, come vedete, anche poter ritornare a rimuovere anche questo materiale. Poi ci sono, vi faccio vedere un altro paio di casi, per esempio questa fluorescenza violacea scura che si associa a una patinatura a cera, così come poi le analisi chimiche hanno potuto confermare. Quindi diversi materiali, diversi protettivi, diverse funzioni, diverso tempo. E questo per quanto riguarda ciò che è stato fatto e, come abbiamo detto prima, anche la possibilità di verificarne proprio a livello strutturale lo stato in cui si è trovato. Un dettaglio della scena della luce visibile, fatto al microscopio, vi dimostra come effettivamente anche la stessa colorazione di questo avorio indubbiamente risente di questi protettivi, risente di queste patine che sono state aggiunte, e quindi una parte dell'incisione della migliare
di avere un colore che forse non si associa necessariamente all'avorio, quanto piuttosto è importante però dimostrarlo e caratterizzarle, quindi che cosa ha prodotto questa diversa lavorazione, ma lascia anche spazio per un intervento successivo e nei limiti, caratterizzando il materiale, anche se si può fare e soprattutto se effettivamente fare delle prove per riportare o vedere quale sarebbe poi alla fine, dal punto di vista cromatico, l'aspetto che più è riferibile all'originale. Un po' troppo spesso siamo abituati a vedere opere d'arte che sono, da una parte, a volte sono interpretazioni, interventi pregressi che restano, ma poi non ci si deve dimenticare che un capolavoro di questo, a maggior ragione, vecchio di secoli, chiaramente ha un suo processo di degrado, a volte anche troppo diciamo accelerato anche da fattori ambientali, che però noi non dobbiamo pensare che sia da un punto di vista strutturale, soprattutto materico e quindi anche colorimetrico, quello che vediamo sia necessariamente l'originale, l'originale inteso proprio come superficie. L'ultimo esempio vorrei farvi vedere, anzi, sì, sostanzialmente sono ancora 2x2, quelli di cui parlava la dottoressa Sediani. Come vedete, chiaramente si distinguono degli interventi di stuccatura, questo che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Queste macchie bluastre sono delle stuccature si potrebbe ipotizzare che cosa poteva essere rappresentato a livello iconografico delle parti mancanti, ma comunque non si possono sbagliare per parti autentiche. Questo è un po' il discorso che faceva dottoressa Sediani, giusto? E infine è stato messo in evidenza anche come alcune fluorescenze hanno fatto vedere come delle stuccature sono state usate per ricomporre delle parti anche abbastanza, con un'iconografia abbastanza precisa, però di nuovo da non confondere con le parti originali. E spesso, con tutto il rispetto, bisognerebbe lasciare un po' di spazio prima a una documentazione oggettiva e poi all'interpretazione, e non viceversa, come troppo spesso si fa. Questo lo dico semplicemente per esperienza vissuta nel produrre immagini che a volte vengono a posteriori dopo interpretazioni. Allora, come vedete, abbiamo cercato anche di fare una sintesi dove al campo, al tipo di fluorescenza, si associa il tipo di intervento. Questo sarà una ricetta che sarà molto utile una volta associata al modello tridimensionale che vedrete dopo. Ancora, brevissimo, la caratterizzazione chimica di questi materiali, si usati come fissativi, stuccature, si va dal, come vedete, dalla cera, come vi avevo preannunciato prima, mista a calcite, poi anche a un po' di terre naturali, ovviamente per cambiare di volta in volta un po' la colorazione e creare queste diverse patinature, che poi sono interpretazioni cromatiche, soggettive, attenzione, o si riferisce a un colore originale, oppure abbiamo caratterizzato la presenza di cera d'api vista a gomma naturale, e infine si parlava di questo fissativi di carattere di natura organica di sintesi, in effetti abbiamo trovato per un monomero vinilico, un polivinil acetato, che chiaramente si riferisce a tempi recenti e quindi quasi sicuramente all'intervento precedente a quello della restauratrice Scende. Riassumendo, qual è stato lo scopo, se vogliamo, i vantaggi principali di questa indagine? Prima di tutto, la possibilità di aver riconosciuto, seppur qualitativamente, diverse funzioni relative ai materiali utilizzati per restauro. Poi, grazie alle indagini radiografiche, abbiamo messo in luce questo quadro fessurativo, entrando nel merito anche delle tipologie di queste lesioni. Poi, appunto, la localizzazione di queste maglie, maglie metalliche di ottone, inserite praticamente in tutte le superfici della capsella, e direi che
abbiamo visto come sarebbe opportuno davvero rifare l'indagine radiografica proprio per caratterizzare puntualmente rispetto a quanto si vede a luce visibile, sovrapporre la radiografia e vedere anche lungo l'asse Z la profondità di certe lesioni, oltre a riconfermare se certe incollaggi sono state effettivamente non solo fatte bene, ma non sono, diciamo, delle interpretazioni libere di parti ricomposte. E poi a questo punto le mappe tematiche, che immaginate di poterle spalmare, o diciamo meglio, usare questa documentazione, microscopio, fluorescenza con colore, radiografica, provate a immaginare tutto questo riportato su un modello tridimensionale, spalmate sopra, in modo che possano anche seguire i veri contorni di questi oggetti. Questo permetterebbe non solo una lettura estremamente puntuale da un punto di vista conservativo, è la base di un confronto nel tempo, rifacendo questi esami, riproponendoli sopra questo modello. Il modello stesso è la base di riferimento, dovrebbe sempre essere la base di riferimento se vogliamo fare vera conservazione, perché ci permette di avere un riferimento geometrico misurabile fino a pochi micron di eventuali spostamenti, disassamenti, movimenti strutturali, movimenti, sollecitazioni meccaniche o termiche che poi provocano sollecitazioni meccaniche. Tutto questo è veramente il futuro prossimo e permettete di dire adesso, grazie alla sovrintendente e alla dottoressa Sediari, perché lo vedrete, e anche grazie, permettete di dire, al dottor Stopiglio del CNR di Pisa, che con il quale io sono stato, mi sento onorato di aver collaborato, che ritengo fosse l'autorità massima che abbiamo in Italia di modellazione tridimensionale. Quindi posso solo dire grazie sovrintendente, grazie dottoressa, e questo vuole essere un esempio metodologico, obiettivamente non così ancora diffuso, e non mi riferisco a livello solo nazionale. Grazie. Grazie al professor Terracini per la ricchezza di informazioni e anche per le linee guida di carattere metodologico che sono emerse da questa ricerca, naturalmente gli orientamenti verso gli attuali nuovi modelli di buone pratiche in materia di restauro naturalmente rendono, cioè, ci trovano perfettamente sintonia, rendono indispensabili degli approcci prima e nel corso appunto degli interventi di restauro con adeguate indagini diagnostiche e scientifiche. Il restauro naturalmente diventa sempre più una scienza, tra virgolette, non solo esatta, non direi esatta, ma certamente fortemente controllabile. Allora, so che il professor Scopigno oggi non è qui, ma insieme a Marco Caglieri ci hanno, e a Sam Vivi Nelli, che si sia occupato della parte fotografica, esatto, ci rappresenteranno appunto le caratteristiche della loro modellazione 3D. Buongiorno a tutti, sono Marco Caglieri, ringrazio la sovrintendente, la dottoressa Sediacchi e anche il professor Seracini per la buona introduzione al nostro lavoro. Sono qui in sostituzione del dottor Alberto Scopigno, che non è potuto venire oggi, e di Seminelli, di Alinari, che ha realizzato la campagna fotografica. Dunque, io lavoro nel Visual Computing Lab del CNR di Pisa, che è un laboratorio di informatici che si occupano di computer graphics, ma siamo molto attivi nell'ambito dei beni culturali. Abbiamo lavorato tantissimo negli ultimi anni sulla parte scientifica dell'utilizzo del 3D per i beni culturali. Alinari, d'altro canto, è un nome molto conosciuto sia per la fotografia artistica, ma altrettanto per la fotografia diagnostica e per la fotografia scientifica che fa, specie anche lui nel campo dei beni culturali. Quindi siamo stati coinvolti dal Museo Archeologico Nazionale in questa fase documentativa per produrre la documentazione dimensionale, le fotografie tridimensionali con i modelli 3D della cassetta. Parto dalla parte fotografica.
Alinante gli aveva in archivio una campagna fotografica del 38 effettuata con la prima del trasferimento in questo museo. Una campagna in bianco e nero che comunque è per l'epoca qualcosa già di utilizzabile per cavare delle informazioni sullo stato di conservazione della capsella, perché Alinari ha sempre avuto una particolare attenzione alla documentazione delle foto e a fornire non solo un'immagine che fosse piacevole da vedere, ma anche un qualcosa che potesse essere utilizzato a fini documentativi. La fotografia digitale è forse un po' meno poetica e spesso e volentieri ha meno calore dal punto di vista emotivo, però si presta molto molto meglio a fornire una base scientifica, dei dati che possono essere interpretati, conservati, soprattutto documentati e utilizzati nel futuro. La campagna fotografica ha riguardato lo stato pre e post conservazione, con delle foto ortografiche ortogonali in modo da poter catturare al meglio le varie lati, foto diagonali in modo da poter percepire la tridimensionalità dell'oggetto e dettagli ripresi molto da vicino per poter effettuare delle osservazioni molto puntuali. Grande attenzione in tutta questa campagna e nel processo dei dati è stato dato ancora a questo concetto di creazione di un set di informazioni che potesse essere utilizzato in futuro. Sono stati fatti tantissimi scatti, tutti calibrati tramite una tavola di riferimento, e nella maggior parte delle foto finali prodotte è stata utilizzata una tecnica chiamata focus stacking, che permette di ottenere un'ampia nitidezza, un'ampia profondità di campo anche su oggetti estremamente piccoli. Come si sa, fare foto a oggetti piccoli è sempre più complicato che fare a un edificio. Passiamo adesso all'altra campagna, quella di acquisizione tridimensionale, della quale ci siamo occupati io, il dottor Scopigno, e Bernd Breukmann, che è il creatore di questo scanner tridimensionale, è stato utilizzato per fare questa acquisizione. Lavora con un materiale tecnicamente difficile per la scansione tridimensionale, perché la luce, quando colpisce l'avorio, penetra all'interno della superficie e rende molto difficile l'individuazione del punto principale con cui la luce tocca la superficie. Quindi l'avorio è veramente uno di quegli oggetti, uno di quei materiali abbastanza complessi da scansionare. Il CNR ha preso in affitto questo scanner di luce strutturata di questa ditta tedesca. Il responsabile di questa ditta, che è quello che ha messo in piedi la ditta, è sempre interessato a lavorare sul campo, gli piace viaggiare ancora, e ha partecipato volentieri anche lui alla fase di scansione. Sono volute qualche ora, diverse riprese, e è stato rilevato un sacco di informazioni sull'oggetto. Come funziona lo strumento? Il principio è abbastanza semplice: vengono proiettati dei pattern di luce sull'oggetto e dalla deformazione di questi pattern, in realtà può essere più complicato di così, però prendetelo in questo modo, dalla deformazione di questi pattern viene misurata la forma dell'oggetto. Ciascuna vista dà una rappresentazione molto dettagliata ma incompleta dell'oggetto. Modificando la vista, quindi riprendendo l'oggetto da tanti punti di vista, si ottiene una rappresentazione completa della geometria della superficie. Questo strumento fornisce una quantità enorme di dati grezzi, diversi giga, che devono essere manipolati e messi insieme per generare un qualcosa che sia davvero utilizzabile. Questo è stato fatto con del software sviluppato internamente da noi e generando due modelli, il modello della scatola e il modello del coperchio, perché sono stati acquisiti separatamente, da cui poi sono stati creati altri modelli, quello per esempio che vedrete nel sistema di realtà aumentata e altri che magari uno che è anche online, per utilizzo per la visualizzazione interattiva. Queste sono delle immagini del modello tridimensionale che ben permette di apprezzare tutti i dettagli, i minuti dettagli della capsella. In questo momento state vedendo la nuda geometria, non vedete il colore dell'oggetto, non vedete la sua materiale, qui vedete semplicemente una serie di informazioni geometriche che rappresentano la forma dell'oggetto in maniera misurabile, che però possono essere visualizzati e vi danno l'impressione di vedere l'oggetto. A questo punto avevamo una serie di informazioni tridimensionali e una serie di informazioni bidimensionali. La cosa più naturale è cercare di portare tutto in uno stesso ambiente per permettere di poter vedere l'oggetto come se fosse davvero da vivo.
Quindi è possibile prendere le fotografie che sono state effettuate in questa campagna e mapparle sulla superficie tridimensionale. La foto è una rappresentazione perospettica della realtà, quindi dal mondo viene proiettato su un piano e da questo piano della fotografia possiamo riproiettarlo sulla superficie tridimensionale per colorarla. Il risultato è un qualcosa che somiglia moltissimo all'oggetto, può essere manipolato in maniera tridimensionale, quindi posso cambiare il mio punto di vista, l'illuminazione, le caratteristiche della mia vista su questo oggetto e contiene sia l'informazione geometrica che l'informazione di colore. Questo non è limitato all'informazione di colore reale, ben fotografato, ma è possibile mappare sopra il tridimensionale anche le foto fatte in maniera differente, come per esempio le foto a ultravioletto. Questo permette di rivedere l'oggetto come se fosse in questo momento illuminato dalla luce ultravioletta e permette quindi di analizzare le stesse informazioni che il professor Secacini ha presentato in precedenza direttamente sulla rappresentazione della superficie, quindi in maniera più integrata con la geometria stessa. Questo si può fare anche nel caso delle radiografie. Le radiografie sono una rappresentazione molto particolare perché non contengono solo un'informazione che è sulla superficie, ma un intero gramma all'interno dell'oggetto, quindi è un po' più complicato riuscire a vedere questa integrazione fra la radiografia e il 3D, ma allo stesso tempo, semplicemente accostando nella posizione corretta, è possibile vedere come dalla radiografia si possa passare alla rappresentazione della superficie, quindi avere un'idea molto più chiara del posizionamento, per esempio, di queste lastre di supporto del quale veniva parlato, di cui è stato detto in precedenza. L'utilizzo alla fine di queste presentazioni è sempre, sì, questo è molto bello, ma cosa serve tutto questo? È stato dato proprio in questi interventi un'ampia importanza al fatto di conoscere lo stato dell'oggetto e di fornire per il futuro una rappresentazione di quello che l'oggetto è e di cosa è stato fatto su questo oggetto, proprio per evitare che un altro restauratore a 50 anni di adesso debba spendere del tempo e delle risorse per andare a scavare utilizzando tecniche diagnostiche nel passato per capire cosa è stato fatto prima di lui. Questi dati raccolti come sono stati raccolti, cercando di integrarli attraverso una rappresentazione tridimensionale, è uno sforzo per ottenere questo, uno sforzo per produrre una documentazione scientifica, misurabile e abbastanza accurata per le nostre tecnologie, che possa essere in futuro servire da base sia a conservare la memoria dell'oggetto che a fornire supporto per le decisioni future. La cosa più banale è che il 3D è un acquepeta metrica che può essere misurato, sono informazioni spaziali che possono essere utilizzate senza dover avere un contatto fisico con la capsella. È possibile per esperti studiosi, utilizzando un computer o anche dei dispositivi portatili come questo, avere accesso al 3D della capsella e quindi poter vedere e misurare, effettuare misurazioni direttamente su questa geometria. È possibile fare dei confronti metrici per oggi, abbiamo fatto la scansione l'anno scorso, la faremo magari tra qualche anno, e potremo vedere quanto sarà uguale la geometria futura dalla geometria attuale, quindi per capire se ci sono stati dei danneggiamenti, se ci sono stati dei movimenti. È possibile utilizzare il 3D come supporto per navigare un grandissimo numero di immagini, un grandissimo numero di documenti, un grandissimo numero di informazioni, come quelle che sono state prodotte in questa diagnostica. Questo principio ha un senso sia per un utilizzo tecnico, quindi un restauratore che deve accedere a questi faldoni di foto, anziché utilizzare un catalogo, va a vedere direttamente quali sono le informazioni presenti sull'area di suo interesse, oppure anche solo per un principio divulgativo, gli utenti museali piace poter vedere le foto passate, presenti e tutti i dati possibili di un oggetto. Tutto questo può essere fatto anche online, in moderni browser è possibile visualizzare del 3D anche ad alta risoluzione. Avevo messo all'epoca della scansione in piedi una pagina molto semplice dove è possibile accedere direttamente all'interno del browser senza installare niente nella maggior parte dei browser a un modello tridimensionale della capsella. Non è il modello a massima risoluzione perché non eravamo autorizzati a mettere disponibile il modello ad alta risoluzione. Però tutto questo si può fare di nuovo sia per applicazioni tecniche che divulgative.
E per finire, la stessa cosa che è stata già introdotta anche dal professore Seracini, tutte queste analisi che sono state fatte, tutte queste annotazioni, mica risorse esterne, questa caratterizzazione, avete visto in questa presentazione che abbiamo mappato sulla superficie tridimensionale le foto, quindi è l'aspetto ottico principale, la fluorescenza ultravioletta mappata in modo sulla superficie, la mappa di caratterizzazione delle varie aree può essere anch'essa mappata sulla superficie tridimensionale per dare una possibilità di poter con una sola schermata fornire molte più informazioni, perché si sfruttano i canali visuali che il nostro cervello predilige. Tutto questo di nuovo può essere fatto online, può essere fatto su dispositivi portatili e perché no, anche in maniera collaborativa, quindi per permettere a più persone contemporaneamente di annotare, di lavorare sui dati e facilitare lo scambio anche se non si è fisicamente nello stesso posto qui a Venezia a guardare davanti alla cassetta. Grazie per l'attenzione. Grazie professor Caglieri, naturalmente si aprono degli scenari incredibilmente suggestivi e soprattutto estremamente anche utili per il suo intervento. E adesso arriviamo alla realtà aumentata, questa locuzione un po' misteriosa che ci verrà svelata per poi vedere direttamente i risultati, l'applicazione. Buonasera, ridurrò il tempo a disposizione perché sono un po' tirati e soprattutto dopo la mia presentazione andremo a vedere, quindi potrò dare ulteriori informazioni direttamente di fronte alla cassella reale e virtuale. Mi chiamo Davide Bova, permettetemi molto velocemente di raccontarvi cosa faccio. È da 20 anni che mi occupo di studiare come la tecnologia può essere introdotta nei musei, perché fino ad ora abbiamo capito, conosciuto come questi strumenti sono potentissimi per un'analisi da parte di specialisti. L'informatica tridimensionale, le indagini spettrografiche e così via sono tecniche applicate su base magnetica, su base immagine, per offrire molti livelli di analisi. Quando poi questa potenza viene messa in un museo di fronte a un pubblico generico, noi sappiamo che non tutto il pubblico riesce a comprendere, neanche solo il tempo di dedicare 40 minuti ad approfondire un'informazione. Ecco, quindi come far sì che l'informazione culturale possa essere trasmessa nel modo che ipotizziamo migliore, più efficace, a un pubblico generico o un pubblico specifico fatto di specialisti, in un caso di persone qualunque che hanno il loro programma culturale che non è magari storico, poi bambini che amano giocare e attraverso il gioco possono diventare adulti consenzienti culturalmente. Ecco, questa è la problematica che mi sono posto. Sono architetto con un background molto più umanistico che tecnofilo, per quanto possiate vedermi come dedito all'informatica. Ho avuto la grande fortuna di nascere quando nasceva l'informatica e quindi di mettere insieme il lato umano al lato tecnologico. Queste sono le attività che normalmente facciamo e quindi interveniamo a ricreare sostanzialmente quello che non c'è più o quello che non c'è ancora, sottolineando l'importanza vitale della comunicazione culturale. La comunicazione culturale non è comunicazione scenografica, è comunicazione di dati sui quali qualcuno ha speso anche una vita, dati che devono essere trasmessi con quel genere di importanza e nel caso in cui ci siano delle ipotesi, come avete visto nella presentazione della dottoressa Sediari, sono citate queste ipotesi fatte in quell'anno da quella persona, può essere confrontato l'anno dopo con l'altra persona, c'è sempre una data, una firma e un qualche riferimento che permette a chiunque di risalire indietro nel percorso di scelta. Questa è la necessità minima e derogabile per portare interazione, informazione, informatica all'interno del processo di trasmissione culturale della fattispecie del museo. Nel museo poi c'è qualche problema in più, i tempi, la logistica e poi il fatto che l'attrezzo che portiamo nel museo non diventi un peso per il museo, cioè non diventi qualcosa che poi diventa difficile, ingestibile, non funziona, ci vuole manutenzione. Ultimo e non ultimo nel
dell'ordine di importanza il fatto che questo è il mio nuovo futuro, quello su quale mi sto cercando di impegnare, come possa diventare esso stesso una risorsa economica per il museo. Ma di questo magari parleremo più avanti. Sarò molto breve nel cercare di spiegarvi con parole semplici che cosa si intende per realtà aumentata. Voi vedete in questo caso una webcam, una ripresa da una webcam comune, di delle mie mani che tengono, in questo caso un telefono, che fa vedere un'immagine di un simbolo grafico. Viene chiamato marca. Ci sono tante tecnologie, c'è un computer, una webcam, un telefono e così via. Questo simbolo grafico viene riconosciuto dal sistema informatico che lo, diciamo così, qualifica come piano d'appoggio. Su questo piano d'appoggio viene proiettata la rappresentazione tridimensionale dell'oggetto. Quindi, come se l'aveste in mano su un vassoio, ruotando la vostra mano, voi ruotate l'oggetto. Detto così, è semplice. Ruotare l'oggetto significa per un sistema informatico calcolare 25 volte al secondo l'immagine. Questo significa grande potenza di calcolo? Beh, una volta sì. Adesso, grazie soprattutto a un meraviglioso software sviluppato da CMR ISTI, che permette di gestire file molto pesanti, con una tecnica che ora cercherò di spiegarvi, riusciamo a farlo su computer normale, quindi a dare in mano questo simbolo grafico stampato a chiunque passa di fronte all'applicazione. E ecco il segreto. Questa è una scansione laser di questo portone, un angolo di una casa. Vedete sotto questa sorta di cubo di Rubik? Come vedete, la divisione dei cubi blu è molto più dettagliata della divisione dei cubi verdi. Si chiama tecnica adattiva, cioè il software nasconde quello che non si vede, quindi non lo calcola, e invece mette più dettaglio più vicino all'oggetto che rispetto all'osservatore. Quindi non ha tutto il carico in kilobyte, in gigabyte del modello, ma ne toglie tutto quello che sostanzialmente non serve. Ma quando noi ruotiamo, il software anticipa questo nostro comportamento e dettaglia ciò che viene più vicino a noi. Direi semplice, quasi geniale. ISTI-CNR l'ha sviluppato e ho avuto l'intuito di prenderlo e farlo diventare ad oggi l'unico software al mondo che prende i dati dal laser scanner e nativamente li porta nel museo. Non perdiamo un micron di dettaglio se la scansione è stata fatta al micron. La realtà aumentata, poi la nuvola di punti può essere elaborata in diversi modi. La webcam interpreta un simbolo grafico che può essere qualsiasi simbolo, lo traccia con una tecnica di image recognition e poi lo pubblica nel momento in cui io metto il marker a favore della webcam. Questa è la scansione laser scanner, quindi quel dato originale, e qui è la parte di monitor che inquadra questa nuvola di punti senza appunto perdere un'informazione. Il passo successivo, poco scattate ieri, è cercare di far diventare questo oggetto un oggetto facile da installare e soprattutto facile da chiudere e da inviare ovunque nel mondo per far sì che l'oggetto originale non si muova da casa, per tutti quegli oggetti che hanno problemi a appunto essere spostati. In questo caso la carsella è il primo esempio di cui io sono a conoscenza e cui devo dire grazie alla dottoressa Sediare pochi mesi fa che hanno dato via questa sorta di pazzia, ma in realtà oggi è una realtà, tanto che ho bisogno anche di sponsorizzarla perché ci crede per questo. Ed oggi, a poche sale di qua, abbiamo la prima applicazione di questo totem in augmented reality. Perché si chiama augmented? Si chiama augmented perché la webcam sta inquadrando la realtà, nella fattispecie delle mie mani e il marker e così via. Quando sottopongo il marker a favore di webcam, ecco che arriva anche il problema. Perché tutto questo può essere utile? Ma innanzitutto perché garantisce la precisione del rilievo. Ripeto, non stiamo facendo dello spettacolo, stiamo facendo comunicazione culturale, quindi il dato è importante. Se io non perdo il dato da quando viene rilevato, io ho la certezza che quel dato arriva all'utente finale. Poi è chiaro che dovrò spiegarlo, dovrò raccontarlo forse, dovrò intermediare, veicolarlo attraverso dei medium
dedicati, come potevamo fare un'altra scelta, potevamo chiedere di sviluppare un'applicazione per dei dispositivi come l'iPad o dispositivi telefonici e avremmo in qualche modo diviso gli utenti. Chi è attrezzato con questi dispositivi può accedere all'informazione, chi non è attrezzato o si attrezza il museo, creando un potenziale problema al museo, cioè di attrezzarsi con una segreteria che ospita l'iPad eccetera eccetera, cosa che vedrete perché visto anche in altri musei, vedremo anche qua in futuro. Oppure dire no, tu non sei attrezzato e quindi magari leggi semplicemente le didascalie e non puoi usufruire di questa attrezzatura. Abbiamo scelto una via che invece ha integra totalmente tutti i target di utenza che si suole. La seconda, a mio avviso, grande potenzialità è che l'interfaccia è facilissima da utilizzare, è proprio immediata. Non richiede nessuna competenza informatica perché fondamentalmente si tiene in mano un pezzo di carta. Vi invito, credo sia il momento di andare a vedere realmente che cosa accade. Permettetemi di ringraziare sia la dottoressa Sediani, ovviamente, che la sovrintendente che sta cercando di non solo come dire, aprire dei potenziali futuri, ma credo che, se mi permettete una piccola deriva, abbiamo l'Italia e da 15 anni tra le prime, tra gli stati più bravi a creare virtualità tecnologiche. Non abbiamo un programma tecnologico, vanno bene gli americani, vanno bene altre culture che hanno sviluppato la tecnologia, ma siamo umanisti dentro, cioè noi viviamo qui e questo per noi è già un valore aggiunto che pochi altri hanno. Non conosciamo molto bene l'estremo oriente, ma noi siamo stati bravi a riconoscere il valore della cultura, a dare un valore e a dare un'identità. L'Italia è conosciuta per 3-4 cose, una di queste è al patrimonio culturale più basso del mondo. Oggi siamo in un momento storico in cui c'è bisogno di rivedere certe politiche di marketing, abbiamo sempre più bisogno di alimentare il restauro, di alimentare la motivazione, di motivare le persone a visitare i musei e di decidere o offrire loro modi nuovi, perché ci sono nuovi strumenti, di far sì che quando vanno a casa possano affrontarlo, che loro stessi diventano dei contattori per altre persone. La tecnologia non deve essere né esaltata né svenduta, è un valore se ben utilizzata, diventa un problema se mal utilizzata. Il come utilizzarla meglio non può arrivare da una sola parte, non può arrivare da tecnologia, non può arrivare probabilmente neppure da manager museale, deve arrivare da qualcuno. Io credo che oggi fondamentalmente stiamo presentando un primo passo con un oggetto che adesso faremo valutare da tutti, ma che oggi a me ha dato grandi speranze vedendo i primi visitatori che abbiamo lasciato aperto. Vediamo cosa succede adesso, se abbiamo ragione oppure no, e devo dire che al momento siamo molto soddisfatti. Vi ringrazio. Ringrazio davvero per i bellissimi ospiti che ci hanno accompagnati per mano fino all'esito finale e all'applicazione che adesso andremo ad apprezzare tutti insieme. Grazie a tutti voi.